Esultano i migranti di origini subsahariane, una sessantina, che sono riusciti a passare la frontiera con Melilla, l'enclave spagnola in Marocco. Baciano il suolo che è sotto il controllo di Madrid. Si abbracciano tra loro, felici di raggiungere il sogno europeo di una vita che sperano migliore. Per loro adesso si è aperto il centro di soggiorno temporaneo, che può accogliere 480 persone e attualmente ne ospita oltre 1200. È teatro di assalti sempre più massicci negli ultimi mesi da parte di migranti che tentano di arrivare in Spagna alla doppia barriera di protezione frontaliera, alta 6 metri. La notizia di violenze da parte degli agenti della Guardia Civile Spagnola verso uno di questi migranti ha sollevato le critiche dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, che ha lanciato un appello alle autorità affinché rispettino i diritti fondamentali.